Il palo. Il palo. Il palo. Il palo. Il palo al 94esimo. Il palo. Il palo. Il palo. Certo, ragazzi, che in Champions League ci casca il pisello, ci rimbalza un culo. Ci casca il pisello, ci rimbalza un culo. No, seriamente. Partita che non è la miglior partita giocata finora, assolutamente. Ma meritavamo di più. Meritavamo di più, ma abbiamo avuto più occasioni, soprattutto nel finale. Siamo stati coglioni. Ed è andata così. Ma la cosa che mi preoccupa, ragazzi, al di là del risultato, che insomma, almeno non hai perso, perché l'anno scorso con un punto in più passavi e ti è andata male, è il punto che da inizio anno giochiamo una partita bene e una partita male. Una partita bene e una partita male. Soprattutto dal punto di vista dell'attacco e la difesa. Stiamo subendo troppi gol, sempre detto. 7 gol subiti da inizio campionato, Udinese, Atalanta, Inter, scusate, 6 gol, Udinese, Atalanta, Inter e Salisburgo, 6 gol, troppi, troppi, 6 gol inizia a partire, ragazzi, sono troppi, ma è l'attacco, ragazzi, è l'attacco, contro Udinese, attacco on fire, contro Atalanta, contro il Bologna fai il tuo, contro il Sassuolo, contro l'Inter fai 3 gol che ne potevi fare 10, mostruosi, vai a Salisburgo, fai un gol con deviazione del portiere. Cioè, se fosse stato il contrario avrei capito, però stasera, quando manca l'attacco e c'è la squadra che si chiude, la squadra che non vuole fare risultato, ma l'unico risultato che gli interessa è strapparti 2 punti a te, sei nella merda. Sei nella merda ed è quello che è successo stasera. Sono contento? No. Sono preoccupato? Neanche. Mi girano i coglioni? Sì. Perché a parte queste partite proprio ti fanno addormentare. Cioè, anche se giochi la tua squadra ti addormenti, perché ti lì ti addormenti. Alla fine è quella. In più vedi fare certi errori che dici, però cazzo, cioè proprio ti cascano i coglioni. Tra l'altro l'anno scorso il Salisburgo, dato statistico che ho avuto oggi, di 5 partite giocate, di 4 partite giocate in casa, ha fatto 3 vittorie e ha passato il girone, e un pareggio col Bayern Monaco, vabbè, è stato trucidato in Germania, va bene, però in casa sti quasi dimostrano una squadra attenta con le palle che sa dir la sua. Speriamo contro la Dinamo Zagabria, ragazzi, di poter portare a casa il risultato, oltre al fatto che giochiamo a San Siro, quindi lì veramente non c'è nessuna cazzo di scusa, perché veramente lì, allora, se non dovessimo vincere mi vedrete incazzato, marcio, marcio, perché con questo girone non vi dico passare per primi, anche se le carte regola per farlo le abbiamo, ma come secondi tu devi averci già un piede lì. Punto. Come commentare la partita? Hanno fatto schifo un po' tutti e allo stesso tempo hanno fatto bene un po' tutti. Che vi devo dire? Maignan ha fatto delle parate, però ha fatto il coglione sul gol. Carullo ha fatto il coglione sul gol, ma ha fatto anticipi e interventi difensivi a cui ormai siamo abituati. Tomori ha preso un giallo di merda, però ha difeso. Fernandez ha regalato un pallone, però ha spinto bene, ha fatto partire l'azione del gol. Leo ha fatto un bel assist, ma del resto è stato anonimo. Oltre a bel palo al 94esimo. Saelemaekers, salvo Saelemaekers. Cioè, strano, non lo sentirete mai più dire da me questa cosa, salvo Saelemaekers, perché ha fatto gol e bene o male ha tenuto l'asticella un pochino alta fino a quando è uscito. Poi vabbè, è entrato Messias. Sentate, Messias e Brahim Diaz, cioè l'inutilità in persona. Cioè, io penso che se la UEFA sapesse che noi giochiamo la Champions League con Brahim Diaz e Messias, ci escluderebbe, perché cioè, sono due giocatori che io dico sempre che giocatori che
del Milan considero nulli, sono pochi, ma ci sono. Sono sei playmakers che per oggi gli devo dare una nota di merito, perché quando un giocatore fa bene gli va dato atto. Messias, Balotelli, Brahim Diaz. Sono giocatori che veramente non significano niente per me. Mi dispiace, ma non significano niente. E devo essere onesto, non ci metto Krunic in questa lista. Quindi, cioè, secondo me, loro valgono ancora meno di Krunic. Partita, ripeto, soporifera, che potevamo, dovevamo e avevamo l'obbligo di giocare meglio, cosa che non è successa. Abbiamo molto, molto, molto rammarico da rimproverarci, sì. Purtroppo è vero. E domenica, ragazzi, la Sampdoria dovete proprio trombarla. Domenica, ragazzi, la Sampdoria non avete scuse. Dovete sodomizzarla. È vero che giochiamo fuori, ma domenica, ragazzi, non voglio scuse. Dato che non abbiamo ancora vinto fuori casa quest'anno, la butto lì. Domenica con la Sampdoria non voglio sentire cazzi. Guarda che se fate rimontata al Verona, testa bassa e lavorare. Ci vediamo con la reaction quando è domani, dopodomani, come sempre, perché eravamo in live, ve la porto. Per fortuna non dura 19 minuti questa volta come quella del derby, perché l'80% della partita sono me che dormo. Che devi fare? Che devi fare? Cioè, intanto alzi la testa, ah sì, bello, hanno tirato. E reale bassi. Questa è stata la partita di stasera. Migliore del Milan? Sele Makers. Peggiore del Milan? Non saprei, forse Giroud? Beh sì, forse Giroud. Forse Giroud. Va bene. Iscrivetevi al canale YouTube. Attivate la campanella. Domani, che è mercoledì, ci vediamo a mezzogiorno con GTA 4. Mi raccomando, segnatevelo. E oltre alla reaction uscirà anche, vedo se farò uscire magari giovedì dopo The Last of Us, la carriera col Venezia, che sarà un episodio molto molto bello, e vi consiglio di guardarlo. Cioè, proprio no, non sto scherzando, non è un bluff, non mi sto vendendo, è la pura verità. Ci vediamo domani. Mi dispiace, perché questa è una partita tranquilla, è vero. Abbiamo vinto il derby, quindi di sicuro l'ho affrontata essendo più in pace che altro. Però io non ho un po' i coglioni. Comunque sempre Forza Milan, i campioni dell'Italia, siamo noi. Bacione.